a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere delle creazioni in resina che ho fatto parecchio tempo fa. Avevo accennato qualcosina su Instagram sempre parecchio tempo fa, poi volevo aspettare di esercitarmi ancora, di fare qualcos'altro e volevo aspettare anche questa primavera per fare qualcos'altro. E per utilizzare la resina UV anziché usare la resina epossidica classica, però non sono riuscita a fare nient'altro e allora ho deciso: ma sì, è ora di fare un video e fare vedere quelle creazioni che avevo fatto. Si tratta di creazioni in resina, fiori, foglie e legno. Ora vi faccio vedere. Intanto parto semplicemente mostrandovi la creazione con il legno, ovvero ho preso dei rami da un campo di mio zio, quindi lui ha delle piante che taglia e utilizza appunto per fare la legna e mi ha dato alcune dei rami che ha tagliato. Mio padre è andato a tagliarli perché io non ho il materiale per tagliare il legno, ma mio padre sì, perché fa tanti lavoretti con il legno ed è bravissimo. Anzi, vi farò poi vedere qualcosa che crea anche lui perché è una cosa spettacolare. E io sono andata semplicemente a colare la resina sopra di essi. E basta. E dopo ho fatto il buco. Il buco l'ho fatto infatti successivamente. Questi sono due pezzi semplicissimi che comunque hanno un loro perché io li trovo parecchio carini anche solo così. E poi cosa ho fatto? Ovviamente natura su natura. Sono andata ad applicare i fiori. Aspettate, vi faccio vedere anche questo, che questo è un legno diverso ed è più scuro, però l'ho fatto solo da un lato, sotto non c'è questa lucidità, brillantezza che vedete. Gliel'ha data mio papà perché gli ha spruzzato un fissativo. L'abbiamo fatti prima appunto asciugare bene bene i rami e poi una volta tagliati appunto ha voluto mettere questo fissativo per renderli un pochino più lucidi, ecco, e far risaltare un po' le venature che non si vedrebbero normalmente. Allora, questi sono solo il legno semplicissimo. Poi ho recuperato un po' di foglie, un po' di fiori e sono andata a fare le composizioni. Questo è uno, molto semplice. Sono venute le bolle, però nelle composizioni floreali a me le bolle piacciono. Perché ricordano molto la rugiada e quindi le trovo veramente veramente carine. Allora, più il fiore è sottile, più come potete vedere si va a rovinare in alcuni punti. E quindi è il motivo per cui volevo utilizzare la resina UV, perché la resina UV questo effetto non lo fa tantissimo, lo fa ma lo fa di meno. Oltre che sapete che la resina UV mantiene il colore anche intatto delle violette, cosa che la resina epossidica non fa, col tempo vi si ingialliscono. Però appunto non ho avuto modo di farlo. E questa è una colata di resina epossidica bicomponente. C'è un'altra margherita, che come vedete questa è un po' più tosta come margherita rispetto all'altra ed è rimasta meno rovinata. Come potete vedere, il legno sotto è praticamente lo stesso, viene dallo stesso ramo. E queste qua, adesso i colori sono un po' falsati perché sono alla finestra, ma non si vedono benissimo. Poi ho fatto delle prove con dei fiori bianchi e gialli e questi sono i due risultati. Questo è Aspettate che, ok. Poi le parti che vedete anche un po' rovinate, perché poi io con uno stuzzicadenti spostavo alcuni fiorellini e quindi purtroppo sono andata a indebolirli. Però poi prima di colare la resina, io cosa faccio? Per tenerli fermi faccio uno strato di resina UV, quella poca che avevo,
Ci ho applicato sopra i fiori, l'ho fatta catalizzare in lampada e poi sono andata a mettere la resina sopra. Posso dire che però in alcune situazioni la resina UV non so se non ha aderito bene al pezzo di legno, al fiore o se ha reagito male con la resina epossidica, però mi si sono comunque rialzate e spostati i fiori e quindi è andata così. Inoltre, alcune di queste creazioni, che adesso sapete che non mi ricordo più esattamente quali sono, me ne ricordo una sola, avevo avuto un problema con l'umidità, avendo la casa un po' umida. Praticamente mi aveva fatto la resina tutto uno strato di patina, opaca, e per andare a toglierla, in alcuni ho provato a passare lo smalto semipermanente lucido, di quelli che non devi sgrassare una volta catalizzati. In tutti gli altri, alla fine, ho optato per rifare una colata molto molto leggera, molto molto sottile di resina, controllando bene l'umidità. Ho scaldato, ho fatto tutto quello che dovevo fare per agevolare la catalisi corretta e sono rimasti totalmente lucidi. Questi comunque non mi fanno impazzire come colori, però a mia madre piacciono. Adesso vi faccio vedere questa, che è uno scarto. Praticamente era uno scarto. Volevo vedere intanto come reagiva la foglia. Qui ci sono dei difetti che si sono formati nel tempo, come potete vedere, perché quando io l'ho creata, queste parti che voi vedete qui, che non so bene cosa siano, non c'erano. Si sono formate dopo, solo che non so dirvi se dipenda dal legno o no. La foglia invece rimane totalmente inalterata e questo mi piace molto, anche se faccio fatica a seccare e appiattire questa nei libri. Un'altra fogliolina è questa, molto semplice, adesso non ricordo neanche dove l'avevo presa. Ha purtroppo questo colorito un po' marroncino perché è così, cioè è così anche da normale. E quindi forse l'avevo presa proprio fuori casa mia, che ci sono delle piantine simili arrampicanti che hanno questa forma qua. Adesso vi ho lasciato per ultime le mie creazioni preferite. Allora, parto in ordine da quella che mi piace un po' meno. Eccola qua, questa. Questi, se non sbaglio, no, non sono i Non ti scordare di me, sono dei fiorellini, non so se sono quelli del rosmarino che ho a casa, ma sono tendenzialmente blu. Composizioni molto semplici, anche perché appunto era il primo esperimento che ho fatto, li ho fatti praticamente tutti insieme. Questa qua. Poi vi faccio vedere questa. Questa è una foglia di menta con un Non ti scordar di me e questa è una fogliolina che ho trovato in giro, che l'ho montata sul Non ti scordar di me, che però non mi ricordo che fogliolina sia. Come vedete, le parti più sottili, sia dei fiori che delle foglie, si sono scuriti o sono diventati completamente trasparenti. Poi, Non ti scordare di me con foglioline, anche qua ho montato tutto quanto, quindi le foglie non sono sue. Notate la bellezza delle venature delle foglie, a me piace veramente tantissimo. E poi, dove? Eccolo qua, l'altro Non ti scordare di me con le foglioline di quello che vi ho fatto vedere prima. E l'azzurro del Non ti scordare di me anche con la resina epossidica rimane invariato. Infine ho le foglie. Allora, questo è successo quando ho forato il legno. Quindi si è andato purtroppo a crepare, ha ceduto il legno nella parte superiore e quindi mi ha crepato anche la resina. Io foro sempre dopo perché sennò diventa complesso poi rifare il buco e azzeccare completamente questo, cioè perché ti cola giù la resina e tutto. Allora foro direttamente dopo. Comunque qua ho montato un petalo, perché questo è un petalo, e due foglie, e queste sono foglie di rosa, questa qua e anche questa, quindi mi sa che anche quelle piccoline. A proposito, aspetta che ho appena visto uno opaco, eccolo,
Questo è l'effetto opaco che vi dicevo, questo non l'ho rimessa a posto. Questo qua era proprio l'effetto opaco che vi dicevo prima. Comunque dicevo, queste forze sono le stesse foglioline, no, non sono le stesse foglioline di questo qua. No, sono diverse, queste sono foglie di rosa, una rosa molto piccola, con un petalo. Questo mi piace. E adesso vi faccio vedere l'ultimo che è in assoluto proprio il mio preferito ed è uno di quelli che aveva appunto i problemi di lucentezza, che è questo. Con una foglia di acero rosso. Io a casa mia ho un piccolo acero, proprio piccolo piccolo, perché arriverà a malapena 50 cm di altezza e fa queste foglie stupende che anche nel tempo, come vedete, il colore rimane totalmente invariato. Questa era quella che mi è capitata lucida, cioè non lucida, era tutta opaca. Gli ho fatto un secondo strato di resina ed è ritornata perfetta. E questa mi piace veramente tanto perché mi piace un sacco il colore, la foglia che è rimasta perfetta e nella sua semplicità io la adoro. E quindi queste sono tutte le creazioni che sono riuscita a fare con questa tecnica. Il cane abbaia. E mi piacciono molto, però appunto volevo provare anche a farle con la resina UV. E adesso vedo se riesco in sto periodo. Scusate, c'ho proprio Shani che è impazzita. Non so se ha visto qualcuno e sta abbaiando. Di solito abbaia così o se vede un gatto o se vede una persona. Io non vedo nessuno, però non so cosa vede lei. Dicevo, voglio provare perché ho dei pezzi di legno più chiari di questi, di base più chiara. Perché è un legno diverso e voglio vedere se rimangono meglio le foglie e i fiori sopra. Io ho sempre raccolto solo i fiori per fare le creazioni e non ho mai pensato di raccogliere le foglie. L'anno scorso, sì, più di un anno fa, ho iniziato a raccogliere le foglie e mi sono resa conto che col fatto che sono anche più spesse di molti petali di fiori, rimangono invariate, sono più facili da utilizzare e comunque possono avere dei bellissimi colori, delle bellissime venature e quindi ho deciso di lanciarmi anche sul seccare le foglie e voglio provare a fare delle composizioni appunto e vorrei provare anche con la resina UV. Sia perché ci mette meno tempo, sia perché evito le colature, però non so neanche se ci riuscirò benissimo, perché sapete che io non sono ancora molto pratica della resina UV, devo un po' iniziare, e sia perché sono sicura che tutti i colori li mantiene invariati, anche le violette che io ho provato a mettere qua, ma si sono ingiallite, quindi non ve le faccio neanche vedere. E no, niente, volevo fare un po' meno ombra, un po' meno luce, forse ve la devo tenere così, più o meno, per non avere troppo sbattimento luminoso sulle creazioni. E nulla, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete mai provato a fare ciondoli di questo genere. Io sto sperimentando, era da un bel po' che volevo sperimentare così, adesso continuerò a sperimentare, mi piacciono veramente tanto, natura su natura è bellissimo. E ci tenevo a farveli vedere un anno fa, ma non ci sono riuscita. Ci tenevo a farvi vedere anche altre creazioni che avrei voluto fare sempre con questa tecnica, ma non ci sono riuscita. Però sono contenta di essere riuscita comunque a farvi vedere questi qua e spero vi siano piaciuti. Quindi mi raccomando, pollice all'insù, se vi piacciono ovviamente, se vi è piaciuto il video e quant'altro, e soprattutto lasciatemi i vostri commenti che sono contentissima di leggerli ogni volta che me li lasciate. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!